Ciao a tutti, oggi in breve video vi voglio fare vedere il funzionamento di questa penna. Vi ricordate che tempo fa feci un video sulla Mink? Era la macchina che laminava le scritte, i disegni, ma per fare questo avevamo bisogno di fogli già stampati perché doveva essere rigorosamente fatti con il laser e chi non aveva il laser non poteva crearsi da sole le scritte o quello che voleva. Bene, è arrivata questa penna che fa la stessa funzione della laser, poi vi farò vedere, solo che in questo modo scriveremo noi a mano o faremo un disegno, quello che volete, e poi lamineremo con il foil, che è questa pellicola qua. Io poi, in base a quello, mi dovete comprare anche la stampante al laser. Però ora con questa penna potete, anche chi non ha il laser, fare scritte personalizzate, altrimenti esistono, come ho detto, già dei fogli con dei disegni o delle trame già stampate, e le potete trovare sempre sul sito di Simone, creativamenteplotter.it. Bene, ora vi faccio vedere. Dovete fare venire fuori il colore, dovete agitare perché deve venire vedete, il pennellino bianco deve diventare nero. Mi raccomando, agitate in modo che dobbiamo dare, vedete, sta diventando nera. Non so se lo vedete. Bene, è diventata nera, vedete? Ora facciamo una scritta. Io faccio L'arte di creare, che è il nome del mio sito. E ora andiamo a laminare. Bene, ora io voglio fare, per esempio, il fiore lo faccio rosso, quindi prendo un po' di rosso taglio un pezzettino. E lo metto sul fiore. Mi raccomando, questo deve essere a contatto con il disegno in questo modo, mentre questo lo scrivo in oro. Non vi sto a far vedere quando la metto dentro la macchina, perché comunque il video è semplice e poi andatevi a vedere il primo, poi vi metterò il link e vi farò vedere a lavoro ultimato. Ed ecco qua, vedete che ho laminato il fiore di rosso e l'arte di creare in oro. Quindi vedete, con questa penna potete scrivere o disegnare quello che vi pare e potete laminarlo anche se non avete la stampante al laser. Spero che questo video vi sia stato di aiuto e ciao al prossimo.